Passiamo alla febbre, quella che serve a combattere le infezioni, ci costringe a rimanere a letto, sì, con dolori vari, mal di testa, eppure la febbre sembra un meccanismo di difesa. L'aumento della temperatura corporea aiuta infatti a ridurre la proliferazione dei microorganismi patogeni, a potenziare l'attività delle cellule immunitarie, ma in che modo precisamente? A spiegarlo sulle pagine di Immunity sono gli scienziati dell'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare di Shanghai che hanno scoperto che la febbre potenzia l'attività di specifiche proteine sulla superficie delle cellule immunitarie, migliorando la loro capacità di raggiungere tramite i vasi sanguigni il sito di infezione. Una cosa positiva della febbre è che può promuovere il movimento dei linfociti nel sito di infezione, così che si avranno più cellule immunitarie nella regione infetta. Per raggiungere un'infezione, i globuli bianchi devono aderire alla parete di un vaso sanguigno per poi migrare verso il tessuto infetto. A permettere questa adesione è l'espressione sulla superficie dei linfociti di alcune molecole di adesione cellulare note come integrine. La febbre aumenta nei linfociti T, la proteina da shock termico chiamata HSP90, la cui funzione è quella di mantenere integra la struttura della cellula in presenza di temperature elevate. I ricercatori ora ipotizzano che anche altre tipologie di stress, e non solo la febbre, possano indurre l'espressione di HSP90, come le malattie immuni ed il cancro.